libero! Che c'è? C'è un uomo sulla scogliera. Sembra morto. Dove? Dalla parte dei faraglioni. Fammi vedere. Vieni. Ecco, guarda, è laggiù. Sì, sì. Andiamo. Fai attenzione a puntare bene i piedi, perché è molto friabile qua. Stai tranquillo. Piano, piano. Ce l'abbiamo fatta, zio. È asciutto, deve essere qui da molto tempo. Su, su. Ecco. Il cuore batte ancora. Allora possiamo salvarlo. Speriamo. Mio zio cominciò a praticargli la respirazione artificiale. Gli comprimeva il torace con molta forza e poi lo lasciava di colpo, a lungo. Finalmente lo sconosciuto emise come una specie di rantolo. Zio, respira. Poi lo zio gli massaggiò il cuore. Come si sente ora? Si sente meglio? Sì, meglio. Meglio, grazie. Dove sono? Sull'isola di Marrone. Ma lei, come è successo? Come si è fatto un naufragio? Non lo so. Possibile che non ricordi? No. Qual è il suo nome? Non ricordo niente, niente. Libero chiama Radio Costa. Libero chiama Radio Costa. Libero chiama Radio Costa. Libero chiama Radio Costa. Qui Radio Costa. Cosa c'è, Libero? Passo. Senti, comunica alla polizia portuale che stamani ho trovato un naufrago sulla spiaggia. È in discrete condizioni di salute, ma non ricorda nulla. Capito? Capito. Bene, passo. Mentre lo zio Libero avvertiva Radio Costa di quanto era accaduto, io ero rimasto al piano inferiore con lo sconosciuto e lo osservavo.
Poteva avere una cinquantina d'anni. Nonostante la brutta avventura occorsagli, aveva l'aspetto di una persona molto fine ed educata. Chissà qual era la sua professione. Forse era un uomo d'affari caduto in mare da un transatlantico, oppure un industriale naufragato con il suo yacht. Immerso in questi pensieri, non mi accorse che nel frattempo lo sconosciuto si era alzato e mi stava guardando. Era come se mi vedesse per la prima volta. Nel suo sguardo c'era una tristezza così profonda da turbarmi. In quel momento lo zio rientrò. Hai saputo qualcosa? No. Radio Costa mi farà sapere più tardi se qualche nave o qualche battello ha fatto naufragio. Nel frattempo mi dispiace, ma dovrà restare con noi fino a domani sera. La polizia... La polizia? Sì, Radio Costa deve informare la polizia portuale dell'accaduto. Ma il battello non sarà qui prima di domani sera. Scusi, ma perché ha tanta paura della polizia? Io? No, non lo so, io non... Non mi credete, vero? Beh, non posso darvi torto. Che ne sapete di me? Io potrei essere anche un poco di buono, no? Se riuscissi almeno a ricordare il mio nome. Il mio nome. Io e mio nipote abbiamo molta fiducia in lei. Però ora deve riposare perché è stanco. Sì, grazie. Soltanto allora mi ricordai del povero uccello che avevo raccolto ferito sugli scogli e corsi giù in fretta. Zio, guarda. Zitto. Dorme. Sì. Deve aver sbattuto contro la lanterna questa notte. Potrà guarire? Credo di sì. Reggi. Cosa ne pensi? No. Io credo che sia una brava persona. Vedrai che questo sonno gli farà bene. Adesso mettila in quella gabbia. Quale? Lì c'è una vuota, no? Ah. Lo zio aveva ragione. Quando il nostro ospite si svegliò, non sembrò riconoscere nemmeno il luogo in cui si trovava. Si alzò e andò verso la porta. La aprì.
qui dovrebbe esserci il mio ufficio. Che scherzo è questo? Dove sono? Siamo al faro, non ricorda? L'abbiamo trovato stamani seduto sulla scogliera. Sì, scusate. Senta, lei poco fa ha detto che lì doveva esserci il suo ufficio. Cerchi di concentrarsi. Non ricorda altro? No, no. Beh, almeno sappiamo che lei deve avere qualche ufficio in qualche posto. È già qualche cosa, no? Lo sconosciuto ricadde in un mutismo completo. Si mise a sedere sul letto con lo sguardo fisso nel vuoto. Ma quando meno ce l'aspettavamo, accadde un fatto nuovo. Ricordo, fu mentre mio zio accendeva la stufa. Carlo, non usare quel tipo di legna, lo sai che fa fumo. Cosa ha detto? Ricordò una stanza con una stufa da una parte e dall'altra uno sportello dove uno conta dei soldi, tanti soldi. Io firmo una ricevuta e esco. Cosa può significare? Uno sportello, soldi. Ma potrebbe essere una banca. Ah, la radio. Ora sapremo se c'è stato qualche naufragio e forse conosceremo anche la sua identità. Se vuol venire con me. Qui Libero in ascolto. Passa. Qui Radio Costa, Libero. Abbiamo fatto delle ricerche, ma non risulta che ci sia stato alcun naufragio. Almeno finora non c'è stato segnalato. Se avremo notizie te le daremo. Passo. Grazie amici. Passo e chiudo. Ma come nessun naufragio? Ma com'è possibile? Allora io, com'è che mi trovo qui? Ma è tutto un sogno. Si calmi, la prego, si calmi. Ma si calmi, lei non è capace a dire altro. Senta, la nostra situazione è quasi incresciosa come la sua. Lei domani sarà portato in continente dove verrà curato e guarirà. Nel frattempo, però, cerchiamo di rendere la nostra convivenza meno dura. Non le pare? Sì, mi scusi. Scusate. E ora torniamo giù. Quella sera non accadde niente di interessante. Ma durante la notte mi svegliai. E spinto dalla curiosità, andai giù dove dormiva lo sconosciuto.
Zio! Zio, svegliati! Che c'è? Quell'uomo non c'è più! Non c'è più? No! Ma non può essersi allontanato dal faro. Da solo non ce la farebbe a mettere in mare la mia barca. E allora dove sarà? Andiamo a vedere di sopra. Tolgo la giacca. E prendo il pigiama dalla valigia. Comincio a togliermi la cravatta. Bussano alla porta. È il cameriere che mi porta qualche cosa da mangiare. Non devo stare troppo bene, perciò ho preferito mangiare in cabina. Mi chiede notizie della mia famiglia. Evidentemente mi conosce bene, devo viaggiare spesso su questa nave. Ecco, sta per andar via, vede la valigetta. Si ferma e dice qualcosa. Qualcosa. Ecco, sì, ricordo le parole. Quanto porta questa volta? Parecchio, ma non te lo posso. Non deve essere comodo viaggiare con tutto quel denaro. No, infatti il mio mestiere non è facile. Buonanotte. Non si preoccupi del vassoio. Passerò a ritirarlo prima dell'arrivo a Civitavecchia. Così lei potrà dormire tranquilla. Buonanotte. Buonanotte. Il cameriere non l'ha chiamato forse per nome? No, non credo. Dunque, lei era nella cabina, si toglie la giacca, prende il pigiama dalla valigia, si slaccia la cravatta, bussano alla porta, entra il cameriere con un vassoio. Cosa le dice? L'ha chiamato per nome? No. Cerchi di ricordare perché è importante. Ricorda. No. No, non importa. Ora però sappiamo che lei viaggiava su una nave prima di perdere la memoria. Una nave traghetto, probabilmente, di quelle che fanno servizio dalla Sardegna al continente, visto che il porto d'arrivo era Civitavecchia. Inoltre portava con sé una forte somma di denaro che non era suo. Denaro che portava per ragioni professionali, suppongo. Forse ci sono. Ieri noi abbiamo stabilito che lei lavorava in una banca. Dunque potrebbe essere un bancario addetto allo spostamento dei capitali liquidi. Non le pare? Sì, è possibile, ma... È l'alba. Cosa c'è su?
c'è la lanterna del faro. Vuoi vederla? Sono. È bellissimo. Io credo che lei deve essere vissuto sempre in città. Già, siete così preso dai vostri affari per non capire nemmeno se è giorno o notte. Sì, è vero, purtroppo. Senta, le piacerebbe visitare l'isola? Sì. Porti anche me, zio? Certo. Andiamo allora. Vi farò vedere uno dei pochi angoli della terra che è rimasto intatto, incontaminato, come era la terra milioni di anni fa quando uscì dalle mani del creatore. Venga, venga con me. Datemi giù un momento che vengo subito. Sì. Libero chiama Radio Costa. Libero chiama Radio Costa. Libero chiama Radio Costa. Ecco, adesso te lo faccio vedere. Ecco qua. È una quaglia. È ferita, poverina. Credi che guarirà? Lo zio dice di sì. Guarda che deve essere una nave giunta a Civitavecchia venerdì. Sì, dalla Sardegna, naturalmente. Vuoi controllare? Se è caduto accidentalmente in mare, dovrebbe essere rimasto nella sua cabina il suo bagaglio. E il cameriere dovrebbe averlo trovato, non ti pare? Beh, mi fai sapere qualche cosa? Passo. Va bene, libero. Faremo delle indagini e ti richiameremo. Passo e chiudo. Dove diavolo si sarà cacciato? È una tartaruga grande così. Ma va. Me l'ha regalata lo zio. Vive 200 anni, lo sapevi? 200 anni? Sì, e gli antichi pensavano che fosse il simbolo dell'eternità. Allora, volete mangiare qualche cosa prima di andare giù? No, grazie. E tu? Neanch'io, non ho fame. Ma non hai fame, ma vedrai che presto ti verrà. Portami. Urrà! Si parte alla scoperta dell'isola! È felice, eh? E lei come si sente? Meglio, molto meglio. Questa pace e questa solitudine sono cose a cui non ero abituato. Andiamo, su! Venite! Avanti, poltroni! Forza! Venga, su, mi dia una mano. Grazie. Che esagerazione, non state mica scalando l'Everest. Dai, zitto, tu non fare l'impertinente. Venga. Si appoggia a me. Ma si scivola su questa maladetta roccia. Andiamo. Ad un certo punto, lasciai mio zio il naufrago e li precedetti sulla scogliera. Di lassù si godeva un paesaggio incantevole. Anche il naufrago, quando finalmente riuscì a raggiungere la cima, rimase affascinato. Il mare era calmissimo, eppure potevamo osservare un fenomeno strano. Per effetto del vento sembrava che la superficie del mare fosse spazzata da folate di polvere. Questo spettacolo convinse il naufrago a proseguire la scoperta dell'isola. Lo zio la conosceva benissimo, palmo a palmo. Senza di lui ci saremmo sicuramente smarriti. Talmente aspra e frastagliata era la natura dell'isola. Quasi ad ogni istante nuovi strapiombi si aprivano davanti a noi. Che ne dite? Venite, che ho una sorpresa per voi. Che c'è, zio? Non te lo dico perché altrimenti non sarebbe più una sorpresa, no? Camminammo ancora per un bel po'. E cominciavamo a sentire la stanchezza, soprattutto io e il nostro ospite. Su, avanti. Allorché lo zio si fermò e ci fece segno d'avvicinarci senza far rumore. Dietro un cespuglio c'era uno strano animale. Zio, che cos'è?
Somigliano alle capre. Sì, ma non sono capre. Vedi le corna come sono diverse. È una specie che si sta estinguendo. Sono proprio strani animali, eh? Sì. Zitto. Sono belli. Ma purtroppo venne il momento del ritorno. Lo zio ci precedette al faro per preparare la cena. E fu allora che si verificò un fatto strano che doveva avere notevoli conseguenze. Io e il naufrago ci eravamo fermati a guardare uno splendido paesaggio. Il naufrago sembrava affascinato dallo strapiombo che era sotto di noi. Aveva lo sguardo stranamente fisso, cereo. Evidentemente quel mare, quello strapiombo gli ricordavano qualcosa. Ad un certo punto si portò la mano alla fronte e... Cosa è successo? Niente, non è niente. Ma tu saresti precipitato giù se io non ti avessi trattenuto. Grazie. Devo vedere subito tuo zio. Ci sono. Forse ci sono. Ero su una nave quando sono caduto in acqua. In che modo? Qualcheduno mi ha spinto. Perché? Ma per il denaro. Per prendermi il denaro. Eccolo il suo denaro. Ma dove la trova? Sulla spiaggia mentre tornavo al faro. Vicino al posto dove abbiamo trovato lei svenuto. Era avvolto in una busta impermeabile. Non è possibile. Non è possibile. Eppure non possono esserci dubbi. Il denaro è lì. Dunque nessuno ha cercato di portarglielo via. È lei che lo ha preso. No. No. No! In ogni modo, fra poco sapremo la verità. Vuol venire con me? Libero chiama Radio Costa. Libero chiama Radio Costa. Qui Radio Costa, Libero. Ti abbiamo chiamato poco fa, ma nessuno rispondeva. Sì, è vero, sono uscito un momento. Le indagini svolte dalla Capitaneria di Civitavecchia hanno dato esito negativo. Nessun passeggero, infatti, ha dimenticato il bagaglio sulla motonave giunta dalla Sardegna venerdì sera. Un cameriere, però, afferma di conoscere un impiegato di banca che era a bordo. Lo ricorda bene, perché gli ha dato una buona mancia. E come si chiama questo impiegato di banca? Aspetta un momento che leggo l'appunto. Cerletti, Francesco Cerletti. Cerletti. Come hai detto che si chiama? Cerletti. Cerletti. Cerletti, sono io, è il mio nome. Sicuro? Sì, sono Francesco Cerletti, ispettore di banca. Grazie, Radio Costa. Grazie, se avete altre notizie comunicatemi. Passo. Nessun bagaglio a bordo. Ha sentito? E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se lei fosse stato aggredito e scaraventato in mare, sarebbe rimasto il bagaglio nella sua cabina e il cameriere lo avrebbe trovato. È vero. Non capisco.
Secondo me è molto semplice. È lei che ha lasciato la nave volontariamente. E perché? Per impadronirsi del denaro. Questo non è vero. Questo non è vero! Non è vero, non è vero! Come fa a dirlo? Potrebbe non ricordarlo. No, non è possibile. Io sono una persona onesta. Dovete credermi. Dovete credermi! Io ti credo. E comunque stiano le cose, sarà molto difficile che lei riesca a dare una spiegazione plausibile dell'accaduto alla polizia, quando verrà. La polizia? A meno che... A meno che? A meno che lei domani non torni in banca come se nulla fosse accaduto a fare regolarmente il versamento. Cosa ne dici? Ma com'è possibile? Quando la polizia verrà qui? No? Beh, per la polizia non si preoccupi, ci penserei io con una scusa. No, io non voglio ricorrere a nessun sotterfugio. La mia coscienza è a posto. Vabbè, come vuole. Allora vogliamo andare a mangiare qualche cosa? La polizia sarà qui a momenti. No, grazie, non ho fatto. Vorrei restare solo un po'. Va bene. Che non mangi? Scusami, zio, ma non posso. Io ho cercato di aiutarlo e non ha voluto. Zio, quell'uomo è innocente. Sì, forse... forse anch'io lo credo. Ma l'importante è che lo creda la polizia. E per ora tutti gli indizi sono contro di lui. Posso andare a trovarlo? Sì, sì, vai, vai pure. Si è alzata la nebbia. Non si vede neanche la scogliera. La nebbia. C'era molta nebbia. Quando? Non lo so, c'è tanta confusione nella mia testa. Cerca di ricordare. Devi ricordare. Fra poco sarà qui la polizia. Mi ricordo due mani che tengono disperatamente qualcosa. Sono le mie mani. Qualcuno cerca di strapparmi la borsa, ma non ci riesce. Io sono penzoloni dalla ringhiera. Due uomini cercano di buttarmi in mare. Io resisto. Resisto, ma poi precipito nel vuoto. Hai sentito, zio? E sarebbe in grado di riconoscerli quei due? Sì, credo di sì. Questo è molto importante. Mi scusi di avere dubitato di lei. Tutto sembrava chiarito ormai. Il signor Cerletti era rimasto vittima di un'aggressione e, fatto ancora più importante, era in grado di riconoscere forse i suoi aggressori.
Ma a questo punto accade un fatto nuovo, incredibile. Stavamo scendendo la scaletta della lanterna quando Radio Costa chiamò mio zio. Radio Costa chiama Libero. Radio Costa chiama Libero. Passo. Qui Libero in ascolto. Passo. Libero, abbiamo notizie interessanti da darti. La polizia ha rintracciato il signor Cerletti. Il signor Cerletti? Sì, è sceso regolarmente a Civitavecchia. Ma non è possibile! Il signor Cerletti si trova a casa sua a Roma e in buona salute. Ma allora lei...